È tutto pronto nel comprensorio sciistico del Catria, la cima più alta della provincia pesarese per accogliere i tanti appassionati degli sport invernali e della montagna. La montagna colorata di bianco, stazione sciistica completamente rinnovata e numerosi servizi. È tutto pronto nel comprensorio sciistico del Catria, la cima più alta della provincia pesarese per accogliere i tanti appassionati degli sport invernali e della montagna. Dopo la neve dei giorni scorsi e il grande lavoro per preparare al meglio il comprensorio, grazie anche all'utilizzo del nuovo gatto delle nevi con il verricello, da sabato 15 a lunedì 17 gennaio il Catria spalancherà le porte per 3 giorni all'insegna del divertimento e del relax. Tante novità per una stazione sempre più moderna e accogliente, dalla seggiovia triposto a quella quadriposto che nell'occasione verrà inaugurata, 6 nuove piste per un totale di 12 chilometri, da cui godere un panorama di rara bellezza che spazia fino al mare Adriatico. Sarà disponibile inoltre la cabinovia in funzione dall'anno scorso, completamente al chiuso, che parte da 500 metri nel comune di Frontone per arrivare a 1400 metri e che permette in tutta comodità, senza utilizzare l'auto, di salire in alta quota, dove ad accogliere gli ospiti c'è il rifugio Cotaline. Per accedere agli impianti però è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 e avere il Super Green Pass. Poi, per la gioia dei più piccoli e delle loro famiglie, il Kinderland Adventure Park, il parco giochi acrobatico sulla neve, unico nel suo genere in tutta la regione Marche. È suddiviso in 3 zone in base alle fasce d'età, con le piste dedicate alle discese sui gommoni. Attivi anche il servizio di noleggio di sci, ciaspole e snowboard, la scuola di sci con i maestri e la possibilità di fare escursioni. L'apertura della cabinovia, della seggiovia triposto Cotaline e della quadriposto Travarco domani è in programma alle ore 8:45. Dunque, un fine settimana per divertirsi in tutta sicurezza, immersi nella natura.